o su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Generale, vuole commentare la sua sospensione dal ruolo di vicepresidente del gruppo dei patrioti europei? La rammarica questa cosa? No, è un problema che ha lei e la stampa italiana. No, lei, a me non rammarica, sto rispondendo, che fa mi interrompe. Non ha ancora imparato che non voglio essere interrotto, che lei è un maleducato se mi interrompe. Ma lei dice, lei risponde. Benissimo, quindi io sto rispondendo. Non è un problema. Le sto dicendo, se lei sta zitto risponde, sì. Se no sto zitto io. Dica. Bene. Allora, sto dicendo che a me non rammarica assolutamente, è un problema della stampa italiana, è un problema che a me non è ancora stato comunicato ufficialmente, non ha variato minimamente il mio lavoro, sono estremamente soddisfatto e vado avanti con quello che sto facendo a Bruxelles. Politicamente si può fare una cosa con l'AfD, secondo lei? Oggi ho appena firmato un no alla risoluzione proposta per l'Ucraina. Guardi come sono contento. Sì, però del suo ruolo politico. Sull'AfD non le rispondo io, perché non sono io il padrone del partito dei patrioti o della Lega. Io ho già risposto a un suo collega che mi ha chiesto se parlerò con quelli di AfD. Pensi che parlo con quelli della 7. Si figuri se non parlo con quelli di AfD. Ma davvero? Ma certamente. Mamma mia, che paragone. Ha visto? Però, mamma mia. Che sono stati democraticamente eletti dal popolo tedesco. Sì, però c'è il loro leader in Turingia che appunto elogia le frasi di Hitler, solo questo dico. Con il martello, assolutamente sì. Se voi spingete qua. Vede, il problema non è tanto il maltempo, il problema è come adattarci a questi cambiamenti climatici. Se gli argini fossero fatti in calcestruzzo, se i ponti fossero stati consolidati, se ci fossero le dighe che trattenessero l'acqua invece di farla andare via, le dighe che i verdi non vogliono perché preferiscono che l'acqua sia rimontata dalle anguille e dalle lamprede, tutto questo probabilmente non sarebbe successo. Generale, assolutamente sì, assolutamente sì. Io non ho mai negato il cambiamento climatico, che esiste, che è sempre esistito. Ricordiamoci che i fossili delle conchiglie li troviamo sulle Dolomiti, quindi vuol dire che questo clima è sempre cambiato. E non ho mai neanche negato che ci sia una componente molto alta, antropica, nei cambiamenti climatici degli ultimi 100 anni, 150 anni. Quello che secondo me è critico è la soluzione che è stata data a questo problema. Noi dobbiamo adattarci ai cambiamenti climatici. Le misure di mitigazione, per quanto possano essere importanti, avranno effetto probabilmente tra 150 anni. Ci abbiamo messo 150 anni per far crescere la temperatura di 1,3 gradi. Probabilmente ce ne metteremo altrettanti per farla scendere. Quindi se oggi vogliamo agire rapidamente, ci dobbiamo adattare al clima. Dobbiamo fare ponti, dighe, contrafforti, argini, il più solido possibile. Da noi con Salvini, a noi con Vannacci. Fa un po' rima, è un passo verso un suo partito personale. Il nome non l'ho scelto io. Va benissimo, il partito è un'altra invenzione della stampa di sinistra. Io non ho mai detto che fonderò un partito. È un futuro che non esclude. Mai detto che farò un partito, ma io non escludo mai nulla. Io non escludo neanche che un domani potrei imparare a fare la torta con le mele. Perché, chissà perché, magari mi ci metto e imparo a fare. Però attenzione, ripeto, non sto dicendo che lo farò. Io non lo escludo, perché nel novero di quello che può succedere nel futuro non vedo perché debba escludere un'opportunità. Diceva così anche della candidatura alle europee. Poi oggi non è questo il discorso. Io oggi sono nella Lega. Chi si consolida, conglomera attorno a me e perché condivide quello che dico e quindi condivide il fatto che io stia nella Lega. Lei è indipendente. Che cosa parte oggi da Viterbo? Generale, generale, una domanda, che cosa parte oggi da Viterbo? Io non lo faccio. Cosa parte oggi da Viterbo? Probabilmente una serie di altre riunioni di tutti quelli che si conglomerano attorno a quello che io diffondo, propongo e scrivo.